Basketari impenitenti o semplici nuovi appassionati, bentornati ad In The Paint, puntata del venerdì, una puntata che ci porta alla Supercoppa Frecciarossa 2023 che si giocherà tra domani e domenica al Pallaronessa A2A di Brescia. Cominciamo subito con le notizie provenienti dalla città del Cirneo, con gli orari e dove vederla in TV. Alle ore 18 di domani sarà la volta della sfida stellare tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, che verrà trasmessa sulle piattaforme di DAZN ed Eurosport 2. Alle 20:45 invece in campo ci saranno Germani, Brescia e Bertram Tortona. Anche qui si andrà su DAZN ed Eurosport 2, mentre la finale che vedrà le due vincenti sfidarsi per il primo titolo della stagione verrà trasmessa alle ore 18 sia su DAZN che su Eurosport, ma anche in chiaro su D-Max e sul 9. Andiamo a vedere che cosa accade in casa Bologna e Milano. Cominciamo proprio dai campioni d'Italia che si presentano a Brescia, forti di sette nuovi innesti, quali Maodolo, Diego Flaccadori, Giordano Bortolani, Nicola Mirotic, Guglielmo Caruso, Ismael Kamagate ed Alex Poitres. Per quanto riguarda Milano, da capire quali saranno le condizioni di Flaccadori, che difficilmente però sarà della partita. Confermati Niccolò Melli, Billy Baron, Devon Hall, Johannes Voigtmann, Stefano Trott, Sharon Shields, Kevin Pangos, Kai Lines e Gianpaolo Pippo Ricci. In casa Virtus invece sei i nuovi resti innesti, oltre al capo allenatore che è stato recentemente sostituito, cominciamo da Bruno Mascolo, playmaker dato vicino anche a Napoli in estate, Gianni Smith, guardia statunitense di passaporto croato, Ognjen Dobrić, serbo ed Achille Polonara, azzurro, le ali, e di centri Devonte Kekoc e Brian Dunston. Confermato invece Alessandro Paiola e con lui Daniel Hackett, Leo Menalo, Gabriel Lundberg, Tornike Scenghelia, Isaiah Cornie, Jordan Miki, Marco Bellini ed Abi Abbas. Per quanto riguarda l'Olimpia, decima partecipazione alla fase finale della Supercoppa, competizione che ha conquistato per 4 volte tra il 2016 e il 2020. Per la Virtus invece sono 3 i successi, 90, 1995, 2021 e 2022, in 13 apparizioni. Nelle 6 delle ultime 7 Supercoppe hanno vinto sempre o Milano o la Virtus Bologna. L'unica eccezione è stata la vittoria di Sassari nel 2019, edizione disputatasi a Bari. Gli arbitri saranno Guido Giovannetti, Valerio Grigioni ed Andrea Balzani. È la quarta volta che la Virtus Bologna e l'Olimpia Milano si incontrano in Supercoppa. Totale dei 3 precedenti scontri vede in vantaggio la Virtus per 2-1. Nelle ultime 3 edizioni le due squadre si sono incontrate nelle ultime 4 edizioni, scusate, 3 edizioni, 20, 2020 e 2021 le due società si sono incontrate in finale, mentre lo scorso anno in semifinale con vittoria per 72 a 64 per la Virtus Segafredo. Andiamo invece agli assenti, diciamo. Assente Billy Baron, che sta recuperando l'operazione al gomito, in dubbio anche Diego Flaccadori, ancora affetto da un'elongazione dell'adduttore alla coscia sinistra. Indisponibile invece per la Virtus Ognjen Dobrić. Parliamo degli ex della gara: Pippo Ricci, ovviamente il più recente, con il cosiddetto tradimento con il quale 2 anni fa cambiò la maglia della Virtus, di cui era capitano, per quella dell'Olimpia Milano. Dall'altra parte invece ci sono Daniel Hackett, che ha giocato a Milano dal dicembre 2013 fino all'estate del 2015, proveniente da Siena, con la formazione biancorossa ha conquistato lo scudetto del 2014 e ha giocato circa 60, un totale di 61 partite. Ex Milano anche Abi Abbas, che ha giocato per 2 stagioni tra il 2016 e il 2018 in biancorosso, contribuendo in 71 presenze sia alla vittoria di 2 Supercoppe 2016-2017 che a una Coppa Italia nel 2017 allo scudetto del 2018. Ex anche in panchina, perché da una parte Ettore Messina è storia della Virtus, essendo stato allenatore delle lunere del Grande Slam, mentre Luca Banchi ha allenato Milano per 2 stagioni tra il 2013 e il 2015.
ottenendo lo storico scudetto del 2014, che segnò poi anche la fine definitiva della sua ex squadra, la sua prima squadra da capo allenatore, ovvero quella Montepaschi Siena, che poi sappiamo tutti come andò a finire. Per quanto riguarda invece la sua avventura milanese, nel totale Luca Banchi ha ottenuto 71 vittorie su 94 partite allenate. Andiamo invece alla sfida delle 20:45 tra Germani Brescia e Bertram Tortona. Abbiamo ancora una volta una sfida ad altissimi livelli tra una grande delusa come la Germani Brescia, che nonostante un roster di tutto rispetto ha mancato l'accesso agli scorsi playoff, e la Bertram Tortona, che quest'anno affronterà per la prima volta una competizione europea. L'obiettivo per la squadra di coach Ramondino è quello di mantenersi quantomeno al livello raggiunto lo scorso anno. 3 soltanto i nuovi innesti per la Germani Brescia, parliamo di Miro Bilan, Jason Barnell e Semagi Criston, di cui coach Ramondino, che lo affronterà per la prima volta da avversario, ha detto è un giocatore che ti può cambiare le partite. Per la Bertram invece i volti nuovi sono tanti, soprattutto per quanto riguarda la profondità del roster. Chris Dawi, Tommaso Baldasso e Retino Bajoan sono i primi esterni, i nuovi esterni della formazione bianconera. Sulle ali sono arrivati Artus Srautins e Kyle Wims, mentre nel settore lunghi sono arrivati Andrea Azzerini e Tashon Thomas. Non c'è più JP Masiura, ma le conferme sono tante. Prolungato il contratto con coach Ramondino, sono rimasti Luca Severini, reduce dal mondiale con la nazionale italiana, Mike Dom, Riccardo Tavernelli, Leonardo Candi, Grant Basile, Leon Radosevic e i giovani Nicolas Enrica e Lamin Tandia, che abbiamo visto anche nella scorsa. Occasione del 2018, perdendo in semifinale contro l'Olimpia Milano. Per Tortone invece è la terza apparizione nel torneo nelle 3 ultime annate, dopo i quarti di finale perse contro la Virtus Bologna nel 2021, anno in cui parteciparono tutte le componenti del campionato di Serie A, e il KO in semifinale del 2022 contro la Dinamo Sassari. Andiamo invece a vedere quali saranno gli arbitri della sfida. Saranno Saverio Lanzarini, Andrea Buongiorni ed Edoardo Gonnella, allenatori confermati. Magro è esordiente nella competizione, mentre Ramondino è alla terza partecipazione, essendo comunque il più longevo su una panchina in Serie A. Abbiamo gli ex, il più grande è Semagi Criston, che ha giocato a Tortona la scorsa stagione realizzando 15,7 punti di media in campionato, accompagnati a 4,9 assist e 2,6 rimbalzi in media. Da giovanissimo però la Tortona ha visto anche Amedeo Della Valle ai tempi della Serie C1, era la stagione 2009-2010. Per quanto riguarda invece Tortona, Andrea Azzerini, neo acquisto della formazione bianconera, ha giocato per 2 stagioni a Brescia tra il 2018 ed il 2020, con una media di 3,9 punti e 3,2 rimbalzi. Andiamo invece a sentire quello che ha detto Alessandro Magro. Io e i miei giocatori siamo contenti che il precampionato sia finito e quindi ci siamo focalizzati con una settimana di anticipo all'inizio della stagione. Abbiamo fatto un precampionato che ci rende estremamente soddisfatti, avendo lottato con impegni crescenti. Abbiamo iniziato a Verola Nuova contro una squadra americana che era qui in tour, per poi passare a squadre di A2 e di partita in partita abbiamo visto l'impegno crescere. Abbiamo trovato squadre che ci hanno messo in difficoltà e ci hanno dato spunti interessanti su cui lavorare. Ci sembrava giusto provare ad arrivare pronti tecnicamente, tatticamente e soprattutto fisicamente al primo impegno della stagione. Anche se parti da underdog, sappiamo bene cosa può succedere quando si gioca una gara secca, perché è successo a febbraio e giocando davanti ai nostri tifosi siamo sicuri che ci daranno una grande sfida, in riferimento ovviamente alla Coppa Italia vinta. I ragazzi sono concentrati, ha concluso, e sentono l'importanza della sfida. Il feeling che ho è che non si vede l'ora che sia sabato. Parliamo invece di mercato, perché dopo il caos Bruno Caboclo, la Reyer Venezia ha un nuovo centro, un nuovo pivot. Si tratta di Kyle Wilcher, il giocatore canadese nelle scorse stagioni passato anche per Tenerife in Liga ACB, dove è stato il miglior tiratore dalla lunga distanza, un profilo totalmente diverso rispetto a Bruno Caboclo, un profilo che dovrà costringere quindi Neven Spahia a dover riadattare il gioco della sua Reyer Venezia.
le dichiarazioni del giocatore dal primo momento in cui mi è stata offerta la possibilità di giocare per la rete, mi sono sentito onorato. Quell'Oro Granata è un programma di alto livello e sono grato a tutta l'organizzazione per questa opportunità. Amo l'Europa e amo giocare qui, sono entusiasta. Inoltre l'Italia è un paese che mia moglie adora. Ho giocato tanto in Europa e Grecia, ha continuato Turchia e Spagna, dove ho vinto con Tenerife la Champions League e sono davvero eccitato per questa fantastica avventura con Venezia. Sono una persona competitiva e ambiziosa. Nella mia carriera l'unica cosa che ha sempre contato è il desiderio di vittoria. Del roster attuale conosco Sims e Brooks, sarò a disposizione del coaching staff e sarò sempre il massimo per la squadra. Inoltre ho grande stima di coach Neven, ci siamo affrontati in Spagna, avevo già parlato con lui in passato, gli porto grande rispetto. È un grande allenatore, molto bravo a gestire i gruppi squadra e grande conoscitore della palla canestro. Ha concluso poi il giocatore, lo ripeto ancora, è un grande onore per me rappresentare Venezia e tutto il territorio di sostenitori reglierini. Il destino mi ha riservato una grande sorpresa perché quest'estate con mia moglie siamo venuti in vacanza in Italia sul lago di Como. Io volevo a tutti i costi visitare Venezia, ma non abbiamo avuto tempo. Ed ora, eccomi qua. Sicuramente la cartura e l'ambizione del club sono stati predominanti nella mia scelta di firmare per la rete, ma anche la possibilità di vivere a Venezia è stata importante. Ha concluso poi dicendo, ci vediamo prestissimo. Altre aggiunte per quanto riguarda le squadre di Serie A, un mercato che sembra non essere tanto predisposto a finire, anche se sappiamo che il mercato non si ferma mai. Dopo l'infortunio occorso ai Mantas Bengius, la Dinamo Sassari ha trovato un sostituto quantomeno a gettone. Si tratta di Alfonso McKinney, alla grande vista in NBA con i Golden State Warriors, al fianco di gente come Steph Curry, classe 1992, 203 per 101 kg. Fa dell'atletismo la sua caratteristica principale. Nelle ultime stagioni è stato un po' un pendolo tra NBA e G League. Al 21 settembre ha dichiarato il club è il massimo possibile che si potesse prendere sul mercato. Una storia molto interessante quella di McKinney, che è uscito dall'università di Green Bay nel Wisconsin, terra dei fratelli Diner, già passati per Sassari. Aveva pochissimo mercato, due infortuni al menisco e cifre un po' basse, niente scelta al draft 2015, una carriera in salita. Cominciò dalla Serie A2 lussemburghese, dopodiché il primo step è stato quello di firmare in Messico per poi riuscire a portare la squadra a vincere la regular season ed arrivare in finale playoff. Dopodiché arriva la chiamata di Golden State, una grande pre-season, un posto in quintetto, le parole di Steph Curry nei suoi confronti e la grande fiducia da parte di Steve Kerr, che l'ha portato a giocare addirittura 72 partite con quei Warriors che poi sarebbero stati sconfitti in finale per 4-2 dai Toronto Raptors. Per lui altre esperienze con l'NBA, Cleveland, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, un'altra parentesi, nel campionato messicano. Sarà quindi lui il sostituto di Eimantas Bengius per il momento e sarà lui che affronterà quindi la JV Napoli nella sfida di domenica 1 ottobre alle ore 17:30. Mercato anche in casa Brindisi, l'Epicasa dopo l'infortunio di Xavier Sneed ha trovato un accordo per 2 mesi con Thomas Kisling alla Ceca, già vista in Italia in varie occasioni, per esempio con Reggio Emilia, dove aveva giocato proprio contro, dove ha giocato anche contro Brindisi e dove ha trovato il suo carry ride italiano con 24 punti realizzati contro la Virtus Bologna. Per lui uno scudetto nel 2018-19 con Venezia e 2 edizioni di Eurobasket 2017 e 2022 giocate con la nazionale ceca al fianco di giocatori come Thomas Satonaschi e Jan Veselý. Andiamo invece a parlare dell'Olimpia Milano, perché la squadra è stata premiata con un ambrogino d'oro speciale per lo scudetto numero 30 della sua storia. Chiudiamo invece con l'Ital Basket, perché dopo il Mondiale ci potrebbe essere un riassetto nei quadri dirigenziali e uno dei nomi indiziati ad uscire è quello di Salvatore Trainotti, chiamato per le sue grandi capacità mostrate a Trento. Il dirigente potrebbe presto lasciare la Casa Azzurri per accasarsi poi in un club, il
principale indiziato sarebbe la Germania Brescia. Per quanto riguarda invece la situazione di coach Pozzecco, dovrebbe rimanere in sella alla panchina, ma secondo quanto dice la Prealpina non ci sarà un prolungamento del contratto. Il doppio ruolo da commissario tecnico e allenatore di club non si sposerebbe con l'opzione, con le idee della federazione. Per quanto riguarda invece noi è tutto, noi vi ringraziamo di averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre qui, sempre sul Parking in the Paint. Ciao a tutti. Oh,